Buongiorno amici, bentornati sul mio canale. Oggi video un po' diverso dal solito. Non faremo reaction, non faremo tutorial inerenti alla musica e il canto, ma parleremo di una chitarra che mi è stata data da un noto liutaio torinese, tal Simone Calabrese, della liuteria Sick Instruments, da provare, da testare e da recensire per voi. Questo perché? Perché mi sono innamorato di quella chitarra, semplicemente guardandola, l'ho provata e non ho potuto fare a meno di continuare a suonarla. Quindi è giusto che cerchi di trasmettere anche a voi la passione che mi è arrivata suonando questo strumento di liuteria, quindi di manufattura casalinga. Simone Calabrese è un grandissimo liutaio qui a Torino, è conosciuto in tutta Italia ma anche in tutto il mondo perché esporta dappertutto. Vi faccio vedere prima la chitarra e poi ve ne parlerò nel dettaglio. Allora, la chitarra innanzitutto è questa, è una Seacaster Bloodburst, 6 corde, elettrica, ponte fisso. È bellissima, è bellissima, è bellissima, è bellissima. Vi dirò tutti i dettagli dopo la sigla e poi farò sentire anche come suona. Ed eccoci tornati di nuovo a noi. Allora, come vi dicevo poco fa, la chitarra è una chitarra che arriva dal laboratorio di Simone Calabrese, un notissimo liutaio del torinese e proprietario di Sick Instruments. La chitarra è una Seacaster, modello Seacaster Bloodburst, da 3,5 kg di peso circa, con manico avvitato, elettrica ovviamente. Cominciamo a parlare del corpo di questa chitarra. Allora, il corpo è in mogano, come si può vedere. È un mogano Sapelli, che è una variante particolare con un suono tutto suo, e il top in acero quilted. La finitura del top è appunto quella in bloodburst satinato, che ne dà questo bellissimo effetto sanguigno sulla parte esposta, diciamo. Il manico è un Modern C Shape, quindi abbastanza stretto, è in acero 5A Curly Maple, o volgarmente detto in italiano acero fiammato, perché dà proprio quell'effetto particolare visivo. È un legno che viene tradizionalmente usato in liuteria perché è consistente e particolarmente duro, quindi utilissimo per questo tipo di scopi. La chitarra è una 24 tasti Jumbo, nickel silver, e hanno la particolarità di avere delle rotondità sulle estremità che praticamente impediscono alle corde, alle più estreme, di impigliarsi se vengono tirate un po' troppo. È una chicca non da poco che ci si gode meglio provandola, sicuramente, che vedendola. È una scala da 25 pollici e mezzo, quindi sostanzialmente scala Fender. È una scala un po' più lunga del tradizionale perché così si possono consentire accordature un po' più profonde ed estreme, scalature di corde più spesse, quindi si riesce ad arrivare anche a intonazioni decisamente più basse. E il suono di chitarre così è un pochettino più ricco, visto che la corda ha la possibilità di vibrare su una superficie maggiore. La tastiera è in ebano Makassar, che è una tipologia di ebano molto pregiato. Il radius del manico, che è il raggio di curvatura, è un radius compound dolce che parte da una curvatura in stile Fender, appunto da 9 pollici e mezzo, e arriva fino ai 12, risultando quindi abbastanza piatto e decisamente scorrevole. La finitura del manico è in true oil natural. I pickup sono bellissimi, come piacciono a me, sono coperti, sono assolutamente artigianali ed emulano i vecchi Puff Gibson ad avvolgimento manuale. Hanno un suono ricchissimo e molto preciso, chiaro e caldo, quindi con questi ragazzi non si può sbagliare, tutto quello che suonate salta fuori subito. A livello di elettronica, invece, come potete vedere, troviamo un controllo del volume, un controllo del tono, i pickup sono selezionabili tramite solito selettore e sono splittabili sia in modalità humbucker che in modalità single coil. Vedete poi questo strano tastino rosso che è qui presente sul top della chitarra. Questo tasto è un kill switch. Se premuto, interrompe temporaneamente il segnale ai pickup, creando un effetto molto molto interessante, soprattutto durante i live. L'interruzione è temporanea, ovviamente, fino a quando non si rilascia col dito il bottone. Quindi è molto molto bello da provare.
Il ponte è un ponte fisso della Ipshot, quindi tra i migliori in commercio, e le meccaniche non sono da meno perché sono delle auto bloccanti Sperzel, anche esse rientrano nell'Olimpo delle componentistiche per chitarra. Quindi tiriamo un attimino le conclusioni dicendo che questa chitarra, a mio modesto parere, è veramente fantastica. La troverete spesso in miei video musicali che usciranno da qui in avanti. L'ho già utilizzata per delle prove top secret nel recente passato, ma la vedrete spessissimo per accordature un po' più, diciamo, normali, perché ha dei suoni che mi piacciono veramente tanto. Allora, vi lascio tutti i link in descrizione per andare a vedere pagine social della liuteria di Simone, Sick Instruments, trovate tutto qui sotto, mi raccomando, lasciatemi un vostro parere e se avete qualcosa da condividere, se siete anche voi fortunati possessori di uno strumento di Simone, magari scrivetemelo così rimaniamo in contatto e possiamo aiutarci tra di noi a diffondere questo marchio che vale assolutamente la spesa e la pena. Ci sentiamo presto, stay metal!